Alcuni giorni fa su un quotidiano è stata pubblicata la notizia della revoca di guida al vice sindaco Marrese, cioè gli è stata revocata sostanzialmente la patente di guida. Ora è chiaro che nel momento in cui scatta un provvedimento del genere, sono dei provvedimenti molto forti, che non vanno sicuramente né sminuiti e tantomeno sottaciuti. Sminuito purtroppo per chi ci incappa, sottaciuti poi quando si tratta di un amministratore pubblico. Ma è una cosa che riguarda solo la sua sfera privata o è una cosa che riguarda anche la sfera pubblica? Allora, qui c'è un limite molto sottile tra la sfera, se potrebbe riguardare solo la sfera privata o la sfera pubblica. Io ti posso dire come la penso io, e cioè io sono convinto che un amministratore, per giunta con l'incarico che lui ha, che è vice sindaco e quindi è un pubblico ufficiale, dovrebbe avere un comportamento sempre e comunque rispettoso di tutte le leggi, innanzitutto che ci sono vigenti, a partire da quelle nazionali, andare a finire anche a quelle che sono poi le regole di comportamento nella società. Ora, è chiaro che un fatto del genere, se dovesse succedere a un cittadino qualsiasi, potrebbe anche non interessare. Se succede invece ad un amministratore, la cosa dovrebbe un po' far preoccupare. Perché dovrebbe far Perché preoccupare? diventerebbe poco credibile? Sì, diciamo che la credibilità di un amministratore, l'affidabilità, diciamo anche nelle cose che poi uno va a fare, potrebbero essere molto determinanti ai fini anche di quella che dovrebbe essere, diciamo, il messaggio che si manda all'esterno. Cioè, il cittadino, che viene a conoscenza di certe cose, a volte si potrebbe anche far prendere, da dubbi e perplessità, magari nell'osservanza anche delle cose più stupide. Mi viene adesso in mente quello che potrebbe essere, fra non molto, l'installazione delle videotrappole a Policora, no? Per coloro i quali dovrebbero attenersi ad evita dovrebbero evitare di portare rifiuti magari indifferenziati in luoghi non idonei. Se l'assessore competente, che è lui, che ha la delega all'ambiente, rispetto all'ambiente e così via, è per giunta vice sindaco, giustamente si preoccupa di far installare queste videotrappole. E poi magari lui stesso, diciamo, non osserva quella che è una regola che tutti quanti noi dovremmo osservare. Io ritengo che, così, ricordando anche un brano a cui si riferivano i romani, addirittura i romani erano solito far riferimento, per quanto riguarda le persone pubbliche, che anche la moglie di Cesare non solo deve essere onesta, ma deve apparire. Ecco, quando succedono di queste cose, il minimo che si possa fare è quella di rassegnare le dimissioni. Questo è il minimo che si possa fare. Ma io dico, vado un pochettino oltre. Se non le dovesse dare lui perché non avverte questa sensibilità, questa opportunità, io inizio anche a preoccuparmi da parte di coloro i quali lo sostengono nell'ambito della funzione che continua ad avere. Cioè, non è pensabile che una persona possa passare quasi come un fatto inosservato o una cosa minimale una storia di questo tipo, che non è una bella storia, ripeto, non solo per quello che poteva, che è il rispetto delle leggi in generale, ma per chi poi ha un ruolo.
Cioè, la difficoltà che probabilmente forse lui oggi non riesce a comprendere è la sua credibilità, ma la sua credibilità non è solo la sua credibilità, è anche la credibilità di tutta quanta la maggioranza e quindi di coloro i quali lo continuano a mantenere in quella funzione. D'altronde, mandare dei messaggi precisi alla cittadinanza è importante, è un fatto educativo, è un fatto che qui non possiamo pensare che è come se fosse la Repubblica delle banane, insomma, è tutto qui, non perché io voglia strumentalizzare la cosa, perché poi lui può o non può darle, è un fatto suo, ma la cosa che mi preoccupa invece è di coloro i quali poi gli consentono comunque di continuare ad avere questo ruolo nell'ambito della gestione della cosa pubblica. I beni comuni sono comuni e proprio perché sono comuni vanno gestiti e vanno amministrati e governati al massimo della trasparenza. Quindi, se non c'è il massimo della trasparenza, non si può nemmeno pretendere poi che gli altri cittadini debbano comunque essere ligi ai propri doveri. E qua ritorniamo al discorso delle tasse, e cioè quando continuiamo a dire che ci sono un certo numero di famiglie, ma in modo particolare di alcuni imprenditori, alcuni commercianti che evadono le tasse per importi molto consistenti, è chiaro che qua credibilità puoi avere tu amministratore nel momento in cui dovresti fare quella che io mi sono augurato una volta, la famosa moral suasion, che ho detto anche in consiglio comunale, cioè un'azione di moralizzazione, un'azione di persuasione a che ognuno di noi deve assumere un atteggiamento, diciamo, quindi, responsabile. Quindi, per concludere, possiamo dire che la credibilità è un fatto pubblico che interessa ai cittadini. Certamente, è una delle condizioni essenziali da parte di un amministratore, è quella di essere credibile, non solo onesto, ma deve anche apparirlo tale. Come mai ha scritto che questo bilancio è un bilancio senza anima? La considerazione che mi è venuta spontanea di fare in consiglio comunale è stata questa espressione, perché io ritengo che dalla proposta che ne è derivata da parte della maggioranza, dell'attuale maggioranza, è una proposta dove considerano il bilancio un fatto solo ed esclusivamente contabile e non hanno preso in considerazione invece la cosa più importante, essendo il documento politico più importante, è un documento di programmazione dove bisogna anteporre quelli che sono gli interessi della collettività rispetto a quelli che potrebbero essere gli interessi di pochi. Perché senza anima? Perché nel bilancio non c'è nessuna previsione, nessuna prospettiva di investimenti per il futuro. Ho fatto un esempio, lo voglio ripetere. Se nel bilancio avessero immaginato di assumere un dirigente in meno, avrebbero avuto la possibilità di poter contrarre, con quei soldi chiaramente risparmiati, avrebbero avuto la possibilità di contrarre un mutuo che con quei soldi che si andrebbero a risparmiare potrebbe anche aggirarsi con intorno ai 5 milioni di euro con la Cassa Depositi e Prestiti. Allora provate ad immaginare con un mutuo di 5 milioni di euro quante strade potremmo rimettere a posto, quanti marciapiedi, quanto verde pubblico potremmo curare e così via. Ma questi possono essere gli esempi, ma addirittura si potrebbero anche ipotizzare degli investimenti nel settore economico da rendere le attività future più convenienti anche per eventuali investitori che potrebbero venire da fuori. Questo è un esempio classico, semplice, per far capire
come non c'è nessuna prospettiva, c'è solo un fatto contabile. Tanto è vero che a una riduzione di quello che possono essere anche eventuali introiti da loro praticamente presentata all'attuale maggioranza, c'è una previsione di un innalzamento della pressione tributaria del 17%. Ora, se un bilancio deve essere fatto solo perché deve rispondere a quelle che sono le esigenze del dirigente di turno, del ragioniere di turno, non si motiverebbe nemmeno la presenza stessa della politica.